Come avete letto dal titolo, mia sorella si deve operare. Ho deciso di farle un regalo e ora sto andando da lei per chiacchierare e per farvi raccontare un po' quello che sta provando, cosa andrà a fare e tutto, insomma, quello che c'è attorno. Quindi se siete curiosi e volete ascoltarla, guardate tutto il video perché sarà, insomma, una bella chiacchierata. L'operazione sarà tra qualche giorno, quindi sicuramente la troverò emozionata, avrà paura e ora ci racconterà tutto comunque. Andiamo. Eccolo. Sono qui con la mia sorellina Martina. Ciao. Come vi ho anticipato, mia sorella deve operarsi. Quindi ora siamo qui, rispondiamo a qualche domanda che vi ho chiesto di farmi su Instagram. E lei ci racconterà un po', insomma, come si sente, cosa dovrà fare, visto che ancora si deve operare, si dovrà operare tra poco. Raccontaci un po' come ti senti. Allora, è da un po' di tempo che ci stavo pensando, però ho un po' paura e niente, sto un po' cagando addosso. Non sanno cosa fai. E mi spaccherà il naso, me lo rifà Mia sorella si dovrà operare al naso, farà la rinoplastica, giusto? Ci hanno chiesto anche che cos'è la rinoplastica, giustamente. Quindi ci spaccano il naso, no, te lo spaccano, ma non fanno un cazzo. Io starò a tenerti la manina, l'accompagnerò io. Andiamo in Albania, da Clinica Kate, dove insomma già diverse persone sono operate, quindi sappiamo che sono molto bravi, sono molto gentili, sono stati super disponibili, anche se mia sorella in realtà non è che ha avuto tante domande da fare. Non gliene ho fatte Non ne ha molte. fatte molte, ti verranno, sicuramente prima dell'operazione ti verranno. Quindi che cos'è la rinoplastica? Ti spaccano il naso, tutto? No. Sì, dipende con come devi rifarlo. Cioè, io che devo rifare la gobba, suppongo. Ok, rifà il naso, giusto? Sì, mi Ok, come mai hai piace. deciso di farlo? E non mi piace. Perché il mio naso quando ero piccolo era bellissimo, te lo Sì. ricordi che bello che era. E poi mi è venuto un gobbone di Notre Dame. È semplicemente un fattore estetico, non c'è assolutamente niente di male. E mia sorella si sottoporrà a questa operazione per rifarsi il naso. Un'altra domanda era: come ti senti in questo momento? Cioè, Brutto tutte le tue emozioni. Hai ansia, ti stai cagando perché. Allora, addosso? sono Sei emozionata perché non emozionato? vedo l'ora. Ok. Però mi sto cagando addosso. Perché Allora. ho paura nel senso. È importante come Eh sì, operazione. un'operazione Quindi, importante. Ho ansia anch'io. come tranquillizzare la sorella? Sarò tutto il tempo di fianco a lei. Insomma, affronteremo questa cosa insieme. Ho deciso di farle questo regalino. Speriamo vada tutto bene. No, andrà tutto. Andrà sicuramente tutto bene perché sono bravissimi. Tra l'altro, da quello che ho capito, verrai operata dal miglior Dal miglior dottore, dal chirurgo. miglior chirurgo della clinica. Se c'è un consiglio, qualcosa che vuoi dire alle persone che sono indecise se farsi un'operazione o meno, magari vorrebbero farsi un'operazione al naso, però sono un po' indecise perché magari hanno dei dubbi e delle paure. Tu come hai affrontato la tua decisione? Cioè, che la prima volta che ti ho chiesto di farlo, tu mi hai detto di no. No, Hai cambiato idea. perché scusate, allora, uno che mi manda un vocale mi dice: "Uè Marti, ti vuoi rifare il naso?" Lo prendo come un insulto io, perché scusami, come dire, tu che c'hai il naso brutto, vattelo a rifare. Quindi all'inizio gli ho detto di no, un po' per ripicca, no? Però poi ho detto a me: Quasi quasi. "Però io me lo voglio rifare e rifacciamocelo." Abbiamo consultato la clinica, mi hanno chiesto delle foto di profilo Sì. e mi hanno mandato un Un'anteprima. ritocco, un'anteprima del naso che mi andranno a rifare per farlo stare bene col mio viso, no? Cioè, te lo Esatto. rifanno in base all'estetica del tuo viso. E quando l'ho visto ho detto sì, mi piace. Ok, perché io c'ho sta roba che non sono molto, cioè sono molto diretto, ma io non è che voglio offendere, cioè è semplicemente che io sono fatto così, dico le cose, perché io non ci vedevo, appunto, non ci vedevo niente di male, quindi l'ho chiesto con tutta la tranquillità di questo mondo. Passeremo lì tipo circa 10 giorni, se ho 10 capito giorni più o bene. meno. Quindi andiamo lì il giorno prima, il giorno dopo subito si opera, farà degli esami Negativo. preoperativi, Va bene. operazioni. Quei giorni che passeremo lì sarà giorni di cure. Sì, mi metteranno i tamponi al naso e poi il giorno prima di tornare mi toglieranno. Ok. Mi fanno un'anestesia totale e l'operazione dura mezz'oretta circa, Quindi una cosa non dura rapida. tanto. Poi dovrò stare la notte in clinica. E starò lì. Sì, quindi diciamo che l'operazione in sé per sé dura poco. Quello che dura di più è, diciamo, E la la cura, ripresa, sì. la cura, ovviamente, perché comunque è un'operazione, come abbiamo detto, importante. Poi niente, quando mi toglieranno i tamponi dovrò tenere per
mesetto circa, un ciotto sul naso. Quindi niente, io l'accompagnerò, vi terremo aggiornati su tutto il percorso che farà mia sorella, sia prima dell'operazione, sia durante che dopo, qua su YouTube tramite questi vlog, questi video e nelle nostre storie Instagram, quindi andate a seguirci se volete seguire un po' più nel dettaglio quello che accadrà. Oh, direi che abbiamo risposto abbastanza domande, dubbi, e abbiamo raccontato un po' quello che andremo a fare. Augurate tutti in bocca al lupo a mia sorella, stateci tutti vicini perché stiamo per affrontare un'operazione importante, l'abbiamo detto tipo 10 volte però, ok. E niente ragazzi, noi siamo contenti di condividere con voi questo percorso, siamo sicuri che insomma starete vicino a mia sorella, ci sosterrete. Poi nel prossimo video probabilmente sarà il giorno dell'operazione, quindi ciao. Ciao.